tutti, è un grande piacere oltre che un onore per me essere questa sera al Centro Culturale Candiani, dove era stato programmato un concerto che avrebbe dovuto chiudere la rassegna per quest'anno di Candiani Groove. Purtroppo la nuova normativa non ci consente di ospitare il pubblico in questo contesto, e allora il settore della cultura di Venezia ha pensato di entrare nelle case della cittadinanza attraverso il canale YouTube, e quindi per la prima volta saremo noi a venire nelle vostre case anziché voi a venire nelle case della cultura. E quindi grazie a tutti coloro i quali hanno reso possibile questo progetto, l'hanno realizzato, e a tutti coloro che lo seguiranno. Grazie ancora e buonissima serata. Benvenuti a questo primo concerto di Caligola in streaming, una sfida che abbiamo accettato, e ringraziamo Candiani e il Comune di Venezia a sua volta aver accettato l'invito, perché non era facile. Un concerto senza pubblico di una stagione che si era aperta in gennaio con un concerto in presenza di pubblico. Poi sapete quello che è successo, e abbiamo dovuto il 25 ottobre cancellare tutta la programmazione dal vivo, che prevedeva ben 4 concerti in novembre che non si sono potuti tenere. Anche volevamo cancellare anche questo, ma l'idea di farlo in streaming ci è venuta ed è stata secondo me una bella iniziativa. È la prima volta, sappiamo che non è lo stesso fare un concerto senza pubblico, ma sono certo che questo sarà di augurio per il 2021, perché sicuramente dalla primavera prossima speriamo di tornare a fare concerti in presenza. Grazie ancora al Comune Candiani e grazie soprattutto ai musicisti che hanno accettato questa sfida e che verranno a suonare per voi. Li presento, sono uno straordinario quartetto, un nuovo progetto, sono Fulvio Sigurtà alla tromba e al flicorno, Stefano Onorati al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso, Alessandro Paternesi alla batteria. Grazie e buon ascolto, buon Natale e buon 2021.